Comandante Meloni, è stata una settimana intensa per la Guardia Costiera qui sull'isola d'Ischia. Innanzitutto la visita dell'ammiraglio Pettorino e poi un importante evento con l'area marina protetta Ischia Blue Blitz. Ecco, facciamo un piccolo bilancio. Sì, il comandante generale, l'ammiraglio Pettorino, che come sapete insomma, è molto legato a questa isola, a questi luoghi, nel suo programma di visita a tutti gli uffici delle capitanerie di porto sparsi lungo tutte le coste nazionali, in questi giorni si è soffermato qui sull'isola d'Ischia per partecipare a una serie di eventi che erano programmati, tra cui appunto la visita ai nostri uffici. E per noi è un evento importante perché è un momento di vicinanza del nostro comandante generale ai ragazzi, a tutto il personale di Ischia, e quindi un momento importante di confronto, ma appunto di vicinanza che in un momento così delicato per noi, di forte impegno durante l'attività estiva nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro, è sicuramente qualcosa che ci fa bene, è uno sprone a continuare a lavorare fortemente a servizio di questa comunità. Per quanto riguarda Ischia Blue Blitz, un evento che ha messo in risalto ancora una volta la bellezza del nostro mare, andandolo a certificare con le immagini, e poi una serie di eventi collaterali, ma che hanno sottolineato l'importanza del mare, soprattutto per l'isola di Ischia, ma non solo. Sì, parlare dell'importanza del mare per Ischia credo sia abbastanza retorico. E l'Ischia Blue Blitz, questo evento che ormai si svolge con cadenza annuale, è testimonianza di una forte e stretta collaborazione tra l'area marina protetta e la Guardia Costiera, ma anche, direi soprattutto, è un momento per fare squadra con tutte le associazioni che sono collegate al mare, quindi tutte le associazioni, i centri diving che hanno partecipato a questo bellissimo evento, ci hanno raccontato la bellezza del nostro mare e che è ovviamente questo un messaggio per essere ancora più fermi noi come organi di controllo, ma direi soprattutto per mandare un messaggio a tutti coloro i quali scelgono l'isola di Ischia per trascorrere le proprie vacanze o dei momenti lungo le coste o sul mare, per tutelare e rispettare questo ambiente che rappresenta uno sicuramente degli ecosistemi più ricchi e più importanti del nostro bel paese. Credo non sia stato casuale l'appello dell'ammiraglio Pettorino al termine di questa sua lunga visita sull'importanza di dotare Campi Boe l'area marina protetta, quindi sia Ischia che Procida, ecco, nell'ottica di rispetto e di tutela del mare. Forse la sfida del futuro per questa isola, anzi del presente, perché ormai ne parliamo da anni, è proprio questa. Condivido che è una sfida del presente e bisogna partire, c'è la ferma volontà. Più volte ci siamo confrontati con questo anche con il direttore dell'area marina protetta, Antonino Miccio, che sta facendo un grande lavoro e sono sicuro che riuscirà a trovare ovviamente le disponibilità, i fondi, i finanziamenti per realizzare questo progetto che è ambizioso, ma è un progetto non solo di conservazione, ma soprattutto di sviluppo. E quindi l'augurio, ovviamente l'auspicio, è che questo progetto veda la luce nel più breve tempo possibile. Ovviamente questo per noi rappresenta anche un momento importante, perché come Guardia Costiera noi siamo molto vicini all'area marina protetta, quindi un'azione anche di conservazione che passa da alcuni strumenti di gestione che sono fondamentali. Senza organizzazione, senza strumenti di gestione concreti, poi diventa difficile conservare, tutelare, ma soprattutto promuovere un paesaggio, un ecosistema come quello dell'isola di Ischia.